Buongiorno a tutti, oggi lunedì della 21ª settimana, la liturgia di oggi ci porta al Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 6, versetti da 60 a 69. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: "Questa parola è dura, chi può ascoltarla?" Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: "Questo vi scandalizza. E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita alla carne, non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono." Gesù infatti sapeva fin da principio che chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: "Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre." Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: "Volete andarvene anche voi?" Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio." Gesù stava parlando di mangiare la sua carne per avere la vita, quella eterna. E queste parole sono dure, non si capiscono, ma soprattutto non le possiamo mettere in pratica noi. Come si fa a obbedire a questa parola? Questo scandalizza, cioè diventa un inciampo per coloro che lo ascoltano. Hanno paura di dover fare chissà cosa, ma anche di compromettersi fino in fondo con questo Gesù, di dare credito fino in fondo alle parole che loro rivolge a loro. Ed ecco che questo diventa motivo per cui se ne vanno, un po' intristiti potremmo dire, perché Gesù chiede un'adesione radicale, non c'è una mezza misura, sono con te, Signore, ma poi dentro al mio cuore non desidero restare dentro a questa obbedienza, a questo ascolto profondo che ci porta più avanti. Per questo dice che si può arrivare da lui soltanto grazie al Padre, se il Padre lo concede, cioè se il Padre mette dentro al nostro cuore un desiderio più profondo di vita, che fa i conti anche con la nostra debolezza, con la nostra incapacità di stare al passo col Signore Gesù, di accogliere fino in fondo le sue parole, ma almeno riconosciamo che queste parole sono vita. Che ciò che il Signore rivolge a noi è la vita, è ciò di cui abbiamo bisogno per vivere. Allora anche noi possiamo alla fine dire con Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu solo hai queste parole di vita eterna."